Signore e signori, Mr. Leonard Cohen. Sono nato a Montreal nel 1934. Sono nato in catene. Quando mi hanno fatto uscire c'era vento. Le foglie secche si schiantavano contro le pareti dell'ospedale omeopatico. Ero vivo nell'orrore. Le levatrici si sono strette attorno a me come una squadra di football. Hanno iniziato a offrirmi degli oggetti per poi togliermeli. Quelli che non andavano bene li gettavano via, nel vuoto infinito. I doni erano molti, molti come gli ammonimenti che li accompagnavano. Ti stiamo donando un cuore grande, ma se bevi vino, inizierai a odiare il mondo. La luna è tua sorella, ma se prendi sonniferi, ti troverai accanto donne infelici. Ogni volta che ti aggrappi all'amore, perderai un fiocco di memoria. Non sono una persona nostalgica, non penso molto al passato. Non tiro le somme, non ho rimpianti né autocompiacimento. Non sono queste le dinamiche che mi appartengono, che mi segnano. Perciò non provo rammarico, non provo soddisfazione nel contemplare il passato. Per me, nel panorama musicale, la voce di Leonard ha un qualcosa di profetico. Ha una autorevolezza, una profondità che definirei quasi biblica. Credo che questo sia frutto del modo personalissimo con cui lavora le sue canzoni. Un suo pezzo impiega anni per maturare. Sa scrivere, non c'è che dire. È questo che lo rende unico, la sua scrittura. Passa giorni a lavorare su una riga, su ogni parola. Dice che impiega un anno a scrivere una canzone. Lavoro come se avessi tutto il tempo del mondo. Mi dico, guarda quanto ci metti a finire qualcosa. Devi rielaborare almeno 10 versioni di una stessa canzone. Scrivi anche quello che non servirà per far capire se funziona nel contesto, per poi scartarlo. C'è chi costruisce porte, i falegnami. C'è chi taglia le siepi, chi fa l'idraulico. C'è chi lavora come medico o infermiere. Leonard Cohen è un cantautore e lavora sodo. Non ti dà l'impressione di uno che si alza la mattina e come d'incanto trova l'alba dipinta di fresco? No, direbbe lui, no. Ho dovuto aspettare a lungo per quell'alba. Se il tuo destino è di essere l'operaio chiamato scrittore, allora sappi che dovrai lavorare ogni giorno. Ma sappi anche che non riuscirai tutti i giorni a tirare fuori qualcosa di buono. Devi essere sempre pronto, ma non sei tu quello che ha in mano il timone. Ci sono momenti in cui non ti vedi più come l'eroe del tuo dramma. E non ti aspetti più una vittoria dopo l'altra. Finalmente prendi coscienza che tutto questo non è il paradiso. E in qualche modo, soprattutto dei privilegiati come noi, si rendono conto che questa valle di lacrime è perfettibile. E bisogna prenderla per ciò che è. Ho scoperto che quando non mi aspetto più di vincere, tutto diventa molto più facile. Ho cercato di rendere questo concetto in quella canzone chiamata A Thousand Kisses Deep. Quando subentra quel senso di rilassamento e ti rendi conto che ti stai lasciando alle spalle il tuo capolavoro personale e ti abbandoni al capolavoro supremo. Mio padre aveva studiato da ingegnere, ma è finito a lavorare nel settore dell'abbigliamento, confezionavano vestiti. Io ho sempre indossato completi da uomo. Ho provato anche i jeans, ma non mi facevano sentire a mio agio. Non mi stavano bene. Così, alla fine, mi sono arreso all'evidenza. Mi sentivo molto più comodo con addosso un completo. C'era questa giovane donna, molto bella. Era una poetessa e si è innamorata di un mio amico. Avrei preferito che si fosse innamorata di me
ma mi piaceva ascoltarlo mentre raccontava questa storia. Mi ha mostrato una poesia che le aveva scritto. Non l'ho mai dimenticata. Fa così. Sono un sognatore, sospeso nel passato di notti d'argento, venuto e sparito in un lampo. Il tuo adorato spettro detiene ancora il potere. Era consapevole dell'onore che lei gli aveva concesso. Ma ho pensato che la poesia fosse bella e ho visto l'effetto che aveva avuto su di lui. Credo che questo episodio abbia contribuito alla mia decisione di dedicarmi alla poesia. La prima volta che ho scritto qualcosa che ritenevo avesse un significato fu dopo la morte di mio padre, quando avevo 9 anni. Ho preso uno dei suoi papillon, l'ho tagliato a metà e ci ho inserito un piccolo messaggio. Poi l'ho seppellito in cortile, nel giardino. Non avevo altro modo di entrare in contatto con un evento misterioso che, curiosamente, non mi aveva sconvolto. Mi sembrava normale che mio padre fosse morto. Sembrava che la sua morte facesse parte di quegli eventi ineluttabili della vita, che non si possono rifiutare e nemmeno giudicare. Adesso non ricordo di preciso cosa avessi scritto. Forse solo qualche preghiera che accelerasse il suo viaggio, qualunque fosse la sua destinazione. La prima volta che la poesia mi ha colpito è stata in sinagoga. Erano i versi della liturgia, le storie della Bibbia. Mi facevano venire i brividi. A quei tempi leggevo soprattutto fumetti della Marvel. Captain Marvel, Superman, Aquaman, Spider-Man, i vari supereroi. Pensavo di saper scrivere. Non ne avevo la certezza. Ma sapevo che avrei potuto scrivere qualcosa. Ho iniziato a comporre poesie per le ragazze. Cercavo di attrarle con l'intelligenza. Mio padre aveva studiato da ingegnere, ma è finito a lavorare nel settore dell'abbigliamento, confezionavano vestiti. Io ho sempre indossato completi da uomo. Ho provato anche i jeans, ma non mi facevano sentire a mio agio. Non mi stavano bene. Così, alla fine, mi sono arreso all'evidenza. Mi sentivo molto più comodo con addosso un completo. Vorrei leggervi questo. Abbiamo il tempo? Quanto ne vuole? Recentemente il libro Beautiful Losers è stato tradotto in cinese e mi hanno chiesto di scrivere una prefazione e io gliel'ho scritta. È intitolata Nota per il lettore cinese e fa così. Caro lettore, grazie per aver scelto questo libro. È un onore e una sorpresa vedere i frenetici pensieri della mia giovinezza espressi in caratteri cinesi. Apprezzo sinceramente gli sforzi del traduttore e dell'editore che hanno voluto portare alla sua attenzione quest'opera curiosa. Spero la troverà utile o gradevole. Quando eravamo giovani, io e i miei amici leggevamo e ammiravamo i poeti cinesi classici. I loro antichi componimenti hanno molto influenzato le nostre idee sull'amore e l'amicizia, sul vino, sulla distanza e sulla poesia stessa. Dunque, caro lettore, riuscirà a capire quanto mi senta privilegiato nel poter contemplare, anche solo per un istante, un briciolo delle vostre tradizioni, pur con queste magre credenziali. A prenderlo troppo sul serio, questo è un libro difficile, persino in inglese. Mi permetto di suggerirle di saltare le parti che non le piacciono. Di curiosare quella, forse ci sarà un brano o persino una pagina in sintonia con la sua curiosità. E dopo un po', spinto dalla noia o perché disoccupato, forse vorrà leggerlo dalla prima all'ultima pagina. In ogni caso, la ringrazio per il suo interesse
In questa bizzarra collezione di virtuosismi jazz e facezie pop art, di ritratti religiosi e preghiere discrete. È un interesse che dedica al mio pensiero, la sua generosità per quanto toccante e alquanto imprudente. Beautiful Losers è stato scritto all'aperto su un tavolo sistemato tra le rocce, le erbacce e le margherite sul retro della mia casa di Idra, un'isola del mare Egeo. Ci ho vissuto molti anni fa. Era un'estate torrida. Non mi coprivo mai la testa. Quello che tiene tra le mani somiglia più ad un colpo di sole che ad un libro. Caro lettore, mi perdoni se le ho fatto perdere del tempo. Nothing left to do when you know you've been taken. Nothing left to do when you're begging for a crown. Nothing left to do. A Montreal di molto affiatata. I membri anziani erano Irving Layton e Louis Dudek e altri. Frank Scott. Ed erano molto gentili con me. Ci incontravamo regolarmente. Erano incontri informali. Si beveva, naturalmente, si mangiava e ci leggevamo, ci recitavamo a vicenda le nostre poesie, che poi erano sottoposte a una critica spietata, parola per parola. Non ti perdonavano nulla. Volevamo davvero essere buoni scrittori, buoni poeti, grandi poeti. I suoi occhi, attraverso i miei, scintillavano più dell'amore. Oh, lascia che il corvo preceda la colomba nella sua breve vita. Ci sembrava la cosa più importante al mondo. Pensavamo che ogni nostro incontro fosse una specie di conferenza. Sapete, prendevamo tutto sul serio. Una volta Shelley ha detto: «I poeti sono i misconosciuti legislatori del mondo». Una descrizione incredibilmente ingenua. Ma noi ci credevamo davvero. Pensavamo che quello che stavamo facendo fosse terribilmente importante. Forse lo era, chi lo sa. Ecco un uomo capace, con una canzone pop, di catturare grandi idee, grandi sogni. Mi ricordava Keats o Shelley, i poeti che leggevo da ragazzo. Mi dicevo, ecco il nostro Shelley, il nostro Byron. In quel linguaggio c'era qualcosa di unico. La prima cosa che mi ha colpito è stata l'intensità sensoriale di quel linguaggio. Quando penso a Leonard, penso agli albori del cristianesimo. Sin dall'inizio i primi cristiani si resero conto che per ascoltare la voce di Dio bisognava raccogliersi in silenzio. Fu così che nacque il monachesimo. Queste persone si ritiravano in solitudine, si rifugiavano nella natura selvaggia e si mettevano in ascolto. Si imponevano un rigoroso digiuno. In Irlanda sono persino arrivati a rinchiudersi dentro celle prive di porte e finestre. C'era solo una piccola apertura attraverso la quale gli veniva passato del cibo. Non credo che Leonard si sia mai dovuto spingere fino a quel punto, ma per me è paragonabile al profeta che scende dalla montagna con le tavole della legge dopo essere stato lassù e aver parlato con gli angeli. Proveniamo dalla stessa città. Tutti quei riferimenti alla religione mi ricordavano molto Montreal. A Montreal ci sono tutte quelle guglie, tutte quelle chiese. Molti conventi, edifici religiosi, insomma, ho reso l'idea. E sono sicura che ai tempi di Leonard c'erano suore ovunque. Oggi non se ne vedono più così tante. Non mi ha mai trasmesso questo afflato mistico. La mia era più un'esperienza tattile o sensoriale. Percepivo colori estremamente vivaci. Quando sono venuto a New York, ho pensato, ma lo sai che si sta bene quasi come a Montreal? A Montreal abbiamo una serie di personaggi, poeti, musicisti. Per certi versi è una città un po' più pulita, autentica e divertente. È più vitale, perché New York è dominata dalle leggi di mercato.
I newyorkesi sono ossessionati dai media e dal mercato. A Montreal non funziona affatto così. Erano sempre proiettati in avanti. Si sforzavano di pensare sempre in grande, forse perché eravamo in America. In Canada siamo abituati a ragionare diversamente. Noi non cerchiamo di cambiare il mondo come fanno loro. Ma a New York gli scrittori, i poeti americani, quelli della Beat Generation e più tardi del movimento hippie, avevano aspirazioni molto più ambiziose. Credo che sin dall'inizio si siano resi conto di poter diventare scrittori famosi, star del pop, importanti figure del panorama culturale. Poi mi sono trasferito al Chelsea Hotel ed è stato molto divertente. C'erano tutti. Nico e Ginsberg ci capitavano spesso. C'erano Harry Smith, Janis Joplin. Ci fu una volta in cui fui particolarmente indiscreto, conversando con un giornalista, gli confidai che in quella canzone parlavo di Janis Joplin. Fu una cosa diabolica, è stato un gesto così poco galante. A lei non avrebbe dato fastidio, a mia madre sì, probabilmente. Per strano che possa sembrare, l'ho conosciuto perché era un fan di Phil Spector. Aveva appena scritto Death of a Ladies Man. Quel disco fu il frutto di un periodo doloroso. Mi stavo separando dalla madre dei miei figli e mi sentivo un po' smarrito. Avevo dubbi sul mio lavoro. Inoltre, la popolarità degli esordi era svanita. Almeno così pensavo allora. Era quella la mia percezione. Così ho iniziato a collaborare con Phil Spector. È stata una collaborazione turbolenta, ma ha retto molto bene, nonostante sia passato del tempo. Credo che per loro sia stata molto dura. Non sono mai riuscito a padroneggiare quel pezzo. Non riuscivo a mettermi nella posizione giusta, non riuscivo a controllare la canzone come desideravo. Sembrava che tutto mi sfuggisse di mano. L'avevo sempre considerato un fallimento, anche se è stato ripreso. È stato ripreso più volte. Ora ho dimenticato i vari movimenti. Uno di quei movimenti, per esempio, era il punk. Moltissimi punk hanno elogiato l'album e mi hanno scritto per complimentarsi con me. A mia figlia piace molto. Sono sempre stato attratto da tutto ciò che è militaresco, monastico, dai soldati, i rituali, i regimi e i reggimenti. Situazioni in cui la struttura della vita è molto chiara e determinata, come in un monastero o nel senso zen del termine. Il mio amico Steve si è sposato e mi ha invitato al matrimonio. Fu allora che conobbi Roshi. Fu lui a celebrare le nozze. Poi finì per cacciarmi nei guai. È stato 3 mesi dopo, forse era passato un anno. Attraversai il Canada in auto fino alla costa dove viveva Steve. Gli ho detto, puoi portarmi di nuovo dal tuo maestro? Perché sai, mi piacerebbe staccare per un po'. Allora lui, che viveva con la moglie, mi ha portato a Los Angeles e ha detto, Roshi, questo è Leonard e vorrebbe restare qui con te. E Roshi ha risposto, va bene, portalo a Mount Baldy. Così mi ha spedito lassù, era pieno inverno. E quindi ho cominciato a vivere là fuori, ma non ce la facevo, era una vita troppo spartana. C'era Roshi, che era giapponese, il capo monaco era un tedesco. E ho pensato, questa deve essere la rivincita della Seconda Guerra Mondiale, perché in pratica costringevano un gruppo di americani a camminare coi sandali in mezzo alla neve
e nella sala Zendo ti prendevano a bastonate. Sapevo che quel posto non faceva per me, così sono fuggito. Ma c'era qualcosa di Roche di cui mi sono ricordato 7 mesi più tardi. Sono tornato di nuovo e poi ho iniziato a studiare con lui e a fare pratica. Ho iniziato a studiare seriamente circa 30 anni fa. Ho passato con lui parecchi mesi dell'anno. Stavamo sempre insieme. Mi sono trasferito nel centro Zen sul Mount Baldy, credo che fosse il 1993. E più tardi sono stato consacrato monaco. Se Roshi fosse stato un professore di fisica ad Heidelberg, avrei imparato il tedesco e mi sarei trasferito ad Heidelberg. Sentivo che c'era qualcosa che Roshi doveva mostrarmi e che dovevo occuparmi di lui. Era la mia mansione nel monastero. Essere consacrato era la cosa più giusta dal punto di vista formale. Per questo sono diventato monaco. In questo modo il protocollo sarebbe stato rispettato fino in fondo. Roshi è davvero un maestro e un monaco zen. Durante uno dei nostri primi incontri personali, più formali, mi spiegò: io no giapponese, tu no ebreo. Poi ha continuato: io Roshi, no maestro Zen, e Leonard no allievo. Esistono versioni diverse di noi stessi che possono manifestarsi, che sono più interessanti. Così è diventato parte della mia vita e un grande amico. Tra noi c'è un'amicizia profonda. A lui interessava molto, o forse non interessava affatto, questo non l'ho ancora capito. No, direi che non gli interessava chi fossi, e così il mio io è iniziato a indebolirsi. E più il mio io, la persona che ero, perdeva forza, meglio mi sentivo. Di solito resto fedele alle persone che mi hanno influenzato quando ero molto giovane, quando non sapevo niente di niente. Le persone che mi hanno indicato la direzione da prendere in un modo molto concreto. E il concerto di stasera ha a che fare con questo. Vuole essere una specie di omaggio. In un certo senso è un ringraziamento. E credo che tutti si sentano un po' così. Come fan di Leonard Cohen, sono stato umiliato e mortificato. Ogni volta che ascolto una delle sue canzoni, in particolar modo Alleluia, quel pezzo è così sorprendente che ti mette in ginocchio. Ti fa ridere come un pazzo. Molte persone, molti autori hanno osato inoltrarsi fino all'estremo limite della ragione. Hanno contemplato l'abisso, la grande voragine. Pochi di quelli che sono stati sull'orlo dell'abisso sono riusciti a ridere di ciò che hanno visto. E non è una cosa da poco. È una divina commedia. C'è uno splendido passo nella Bhagavad Gita. Arjuna, il generale, il grande guerriero, si erge sul suo carro alla vigilia della battaglia. E al di là della valle scorge i suoi avversari e riesce a distinguere non soltanto i suoi zii, le zie, i suoi cugini, vede anche i guru e i maestri che lo hanno avuto come allievo. E sapete quanto gli indiani considerino profondo quel rapporto, vede tutti loro. E Krishna, una delle espressioni della divinità, gli dice: Non riuscirai mai a dipanare le circostanze che ti hanno portato fino a qui. Dopotutto sei un soldato, dunque alzati, glorioso guerriero, con la consapevolezza che sono già stati uccisi tutti, e lo sei stato anche tu. Questa è solo una rappresentazione.
e la mia volontà. Sei vittima delle circostanze che ho stabilito per te. Non sei stato tu a scegliere. Dunque alzati, nobile guerriero. Si compia il tuo destino. Alzati e fa il tuo dovere. Quel tuono, sapete, quella voce che sembra arrivare dalle viscere della terra. Ho sempre pensato che fosse un sensuale cantante soul. Esalta la luce, dovunque essa sia, come in Anthem, c'è una crepa ovunque. La mia canzone preferita è The Tower of Song, forse perché ho l'impressione di esserci stato anch'io lassù qualche volta. Quel pezzo è un vero capolavoro. Sì, probabilmente avrei dovuto continuare a cantare in pubblico per permettere alle canzoni di maturare. Forse se ricomincerò a viaggiare lo farò. Il che non è una cattiva idea. Mi attira sempre di più quando beviamo. Mi hanno definito poeta e forse per un po' lo sono stato davvero. Sono stati tanto gentili da definirmi anche cantante, anche se non sono particolarmente intonato. Parlando seriamente per qualche istante, pochissimi sono sullo stesso piano su cui si trova Leonard Cohen. Stiamo parlando di un talento molto, molto speciale. E per quanto il futuro della democrazia possa apparire tetro, abbiamo la certezza che la verità sia nella bellezza. E lui riesce a far affiorare la bellezza dall'oscurità. Esalta le sfumature del buio, che sembrano colori. Per molti anni mi hanno chiamato il monaco. Mi rasavo la testa, indossavo una tunica e mi alzavo di buon'ora. Odiavo tutti, ma mi mostravo generoso e nessuno mi ha mai smascherato. La mia reputazione di Don Giovanni è ridicola. Ne ho riso amaramente nelle 10.000 notti passate in solitudine. Stiamo rendendo omaggio a un uomo importante, perché credo che quei giorni siano un ricordo. Non credo che ci sarà un altro Leonard Cohen. Hai sempre l'impressione che non gli importi aspettare. Aspetterà che Dio attraversi la stanza, aspettando la frase giusta, la giusta strofa, il pensiero giusto. In lui c'è anche tanta umiltà. Non sembra pensare che tutto ciò è grande e che tutti noi verremo umiliati persino dai suoi scherzi.